E questa è un'opera francese, no? Sì, Sicuro. ma tu pensi che questo è un artista? Se tu pensi, no, che insomma, è un pittore che nasce e muore in Francia, pittore parigino in realtà, che muore in realtà quando sboccia, quando esplode pienamente in tutta Europa la moda rococò, no? E quindi questa pittura leggera, ariosa, estremamente tecnica, no? E Quasi a quindi pastello. quasi a pastello anche per dei colori molto molto, no, Molto tenui, brillanti, molto. esatto. E quindi inizia questo trionfo delle accademie, che poi ci porteremo appresso per tutto il Settecento e poi per buona parte Dell'Ottocento, dell'Ottocento. fino a Napoleone III. Esatto, quindi insomma, una pittura che col sentimento ha poco a che fare in realtà, ha a che fare soltanto con le misure, no? Beh, lui è il pittore in questo momento che è contro qualsiasi accademia, è un pittore rivoluzionario. Prima della rivoluzione francese lui è rivoluzionario in pittura. Allora, questo che tu stai dicendo, secondo il mio concetto, secondo il mio giudizio, le accademie sono la rovina Sì, dell'arte. lo so come la pensi e sono Le d'accordo con te. accademie sono la rovina dell'arte, perché? Perché bloccano la libertà del pensiero, bloccano la libertà dell'individuo di decidere e stabilire che cosa, come, dove e quando fare quello che gli fa più piacere. E una cosa esce bene soltanto se la fai con il piacere di farla, altrimenti non può essere giusta. Un'accademia non può insegnarti a fare i bastoncini uno dietro l'altro. E ti dirò, è un'accademia, a mio giudizio, a livello prettamente di libertà artistica e di pensiero, non esiste. Andrebbero chiuse. Per me, credo che gli artisti abbiano bisogno di spazio e di libertà. E non di insegnamenti accademici. Il più è più, il meno è il meno. Ma chi l'ha detto? Per me potrebbe essere il contrario. Se non vado a offendere nessuno, posso permettermi di pensarlo. Se a me fa piacere questo, lo faccio, fino a quando non vado a disturbare qualcun altro. Ecco, la libertà di pensiero serve per questo. L'Accademia secondo me te la limita e allora non mi piace. Beh, certamente è imposta. È imposta, è obbligatoria, è obbligata. Ti dà una formazione, diciamo, vincolata, no, ad alcuni criteri. Ma se tu ci fai caso, se tu fai un rapido ragionamento, tutti i grandi artisti non sono mai stati grandi accademici. Mai, O chi lo è mai, mai. stato all'inizio l'ha ricusata, Sì. Proprio perché l'artista per definizione ha uno spirito libero, Libero, no? certo, deve esprimersi su quello che lui ha il piacere di fare, non perché gli viene imposto un sistema. Non è detto che dopo il punto deve venire la virgola. Dove è scritto? Certo. Anzi, io non voglio evitare e metterci né il punto né la virgola. Se vuoi capire, mi capisci. Ma io mi esprimo in quella maniera, Un quadro come questo, dove guarda quanto movimento c'è, È guarda che cosa vuole straordinario, raccontare, non può straordinario. essere accademico, perché tre quarti di questo quadro non ci sarebbero, Certo. perché è un concetto non condiviso e quindi non ci sarebbero. No, è giustissimo. L'artista che segue l'accademia è quell'artista che non dipinge. Guarda, proprio per entrare nel discorso, no? Lui è Nicolas Bertin ed è un pittore francese straordinario. Tu guarda quanto è anti-accademica o non accademica questo brano. Cioè, non esiste, gli fa male. Questo gli stringe il polso, gli fa male. Perché? Perché lo sta bastonando e quindi lui in qualche maniera lo vuole fermare. Non esiste un'accademia, un No, professore di te la darà accademia, mai. non Non te lo ti dirà insegnerà mai mai, fai mai, così. mai, mai. È Non vero, ti dirà mai. è vero. Ti dirà prendilo ma con due dita perché il movimento deve essere consono, capito? E allora è fine, È finito. È l'istinto non c'è più. falso. Non c'è più Certo, istinto, bravo, è falso. certo, Devi essere un altro, non te stesso. certo. È vero, è vero. Mentre, ecco, questa è una scena
che è di un realismo che appartiene soltanto a chi interpreta qualcosa come la sente, come la vive. Certamente quando c'è stata la rivoluzione dell'arte nell'Ottocento e l'impressione è diventata motivo di... ha centralizzato l'interesse degli artisti, e certamente ha sconvolto tutti. Certo. Certamente le accademie non hanno più avuto quel riscontro di interesse così come lo era prima. Certamente Luigi Filippo ha impostò l'accademia nel senso che potesse essere l'unica e sola, ma lì c'è sotto tutto un pensiero politico. Perché se tu vai a scuola e ti insegnano che 1 è 1, 2 è 2, tu impari che 1 è 1 e 2 è 2. Ma se tu poi un giorno vuoi dire no, 1 è 1, 2 è 3, tu sei un rivoluzionario. Quindi certo. Non vai più bene. No. Quindi la scuola non ti ha insegnato niente. Insomma, è un concetto completamente secondo me. Poi. Comunque, andiamo avanti. L'opera è straordinaria, eh? Nicolas Bertin. Questo è un artista, tu pensa, che arriva a Roma a 20 anni, forse poco più di 20 anni, e si innamora completamente della nostra cultura, ma non si innamora appunto di quella cultura accademica che ancora a Roma, con l'Accademia di San Luca, con l'Accademia dei Virtuosi, insomma, in qualche maniera era presente in maniera forte, ma si innamora della grande tradizione rinascimentale ancora una volta. Ancora una volta, per essere moderni devi guardare indietro. Devi guardare ancora indietro. Una volta. Beh, è così. Se tu ci pensi così, anche ai giorni nostri, anche noi oggi, i più grandi artisti di oggi si rifanno all'antico. Tu pensa al design. Tu pensa al design. Tu vedi delle linee, no? E tante volte quando tu guardi un oggetto, a me capita ogni tanto, magari in trasmissione, quando ho la possibilità, magari lo faccio notare. Tu guardi quelle linee e dici, ma lo vedi da dove nascono? Ma da questo è un oggetto che ha 500 anni. 500 anni, bravo. E te le ritrovi oggi. E le trovi oggi, ma perché? Guardate, questa è una grossa verità. Tutto quello che appartiene al passato, nel momento in cui uno lo va a cercare, diventa moderno. Diventa moderno. Una cosa di 500 anni fa, se io vado e la voglio fare mia in qualche maniera, diventa di oggi. Quindi ha una storia infinita, perché questo può succedere sempre. Come qualcosa fatta oggi, tra 500 anni, potrebbe essere una novità, qualcosa che oggi magari non viene tanto apprezzata. Ma tra 500 anni può essere invece un movimento, un'idea, qualcosa che invece farà parte della vita, certo, di coloro che vivranno tra 500 adesso anni. Adesso tu pensa, no? Una cosa, cioè, è bastato scoprire Pompei, Ercolano. Tu pensa a quello che ha fatto, la riscoperta della cultura classica, che cosa ha fatto nel Settecento? Uff, mamma mia. Cioè, ed era moderno in qualche maniera, no? Se tu pensi soltanto agli architetti inglesi, pensi a Adams, pensi a certo. Apple White, pensi a Chippendale, pensi a tutti quegli architetti inglesi che tornando indietro da Pompei a Londra si sono messi lì e hanno cominciato a disegnare tutto quello che hanno visto a Pompei, voglio dire, non è mica poco, no. Non è mica poco. E quella era la modernità, la moda, no? Certo, era certo. La moderna, ma quella è classicismo. È classicismo. L'arte greca e romana, quella certo, è, certo, no? Certo. Ma questo è, io penso che nessuno può disconoscere un fatto del genere. Che tu vai a vedere, ci sono tanti, al di là dell'antiquariato, al di là dell'oggetto antico, certo, al di là di questo, ma ci sono tante forme di pensiero che sono più moderne oggi che allora. Sono più moderne oggi, parlano di democrazia. Ma qual è la democrazia oggi? In paragone a quella... Esiste un'agorà? Esiste un'agorà? Ieri c'era, oggi dov'è? Puoi permetterti di dire la tua? No, non sei libero, allora eri libero. La vera democrazia nasce in Grecia.
Ah sì. Beh. Nessun altro oggi può accreditarsi di una di qualcosa che non gli compete, nessun altro. La vera democrazia nasce in Grecia, quando la gente aveva possibilità di giudizio. Oggi non c'è più. Oggi non siamo liberi. Oggi siamo sottomessi al pensiero di chi vuole guidare il mondo. E questo purtroppo è il trauma del moderno. Il moderno non sente più la storia, non legge più dietro di sé. Vuole andare avanti sempre più velocemente. Abbiamo inventato adesso la velocità massima. Abbiamo inventato anche 18.000 km in un quarto d'ora, che nessuno ti può vedere neanche passare sotto gli occhi. E questo porta alla modernità.